Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il TG News 24, edizione delle 10. Iniziamo subito questa edizione approfondendo un po' il tema delle vaccinazioni e della preoccupazione che c'è per il taglio delle forniture da parte della Pfizer. Vediamo un servizio dell'agenzia ANSA che fa il punto della situazione. La settimana prossima l'Italia avrà il 20% in meno delle dosi del vaccino della Pfizer previste dagli accordi iniziali, il che significa un'ulteriore riduzione di circa 100.000 fiale, oltre a quella di 165.000, il 29%, già imposta unilateralmente questa settimana dalla casa farmaceutica americana. Il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, conferma il taglio annunciato alle regioni nella riunione di alcuni giorni fa, nonostante Pfizer abbia garantito all'Unione Europea che dalla prossima settimana le consegne torneranno invece al 100% delle dosi previste settimanalmente. Aspettiamo che alle comunicazioni facciano seguito delle previsioni e alle previsioni facciano seguito delle consegne che poi corrispondano alle comunicazioni e alle previsioni, risponde piccato il commissario, sottolineando di essere stato costretto a prendere atto con molto dispiacere che così non è. Numeri alla mano dunque, delle 465.660 dosi previste per la prossima settimana ne arriveranno poco più di 372.500. Gli effetti di questi tagli sono già chiari. Il primo è che la gran parte del nuovo carico in arrivo da lunedì sarà destinato ai richiami. Da 80.000 persone vaccinate al giorno nei primi 15 giorni si è scesi a 28.000. Questo purtroppo è il quadro della situazione che è tutt'altro che rassicurante. L'Europa è preoccupata, ieri c'è stata anche una riunione in sede europea per affrontare questa problematica. Europa preoccupata, la Germania non esclude di chiudere i confini qualora l'epidemia dovesse dilagare ulteriormente. Ha parlato anche il cancelliere austriaco Kurz, che si è detto vicino alle posizioni della Germania, annunciando però l'impegno dell'Austria ad autorizzare il prima possibile l'utilizzo nel proprio paese del vaccino di AstraZeneca, che sarebbe in grado di fornire 2 milioni di dosi nel giro di 3 mesi, nel primo trimestre, il che aiuterebbe naturalmente a procedere con la vaccinazione di massa. Preoccupazione anche in Francia, dove per proteggersi dalle varianti del virus hanno deciso di rendere obbligatorio il tampone molecolare a chi entra in Francia anche dai paesi dell'Unione Europea, non soltanto dai paesi extraeuropei. Dunque c'è molta preoccupazione per tutte le varianti che sono state isolate, c'è il timore che possano essercene anche altre e rendere vani gli sforzi di prevenzione e soprattutto di vaccinazione. Quello del vaccino, della mancanza e disponibilità delle dosi, resta tuttavia la problematica principale da risolvere. Andiamo a vedere, proprio per quanto riguarda le vaccinazioni effettuate nel nostro paese, dove c'è stato un rallentamento in questi giorni a causa del taglio delle forniture, come siamo messi in Italia. Finora sono stati vaccinati 1.293.941 italiani. Questo dato è aggiornato alle 8.03 di questa mattina. Andiamo anche a dare uno sguardo alla situazione regione per regione, per vedere la percentuale di vaccinazioni effettuate nel Friuli Venezia Giulia, che è all'89,1%, 35.351 le dosi somministrate su 39.655. C'è da dire che in questo caso si è dovuto rallentare in tutte le regioni, in generale in Italia, per garantire a chi ha effettuato la prima dose di poter fare anche la seconda, perché il rischio sarebbe, proseguendo con le prime somministrazioni, che chi ha ricevuto la prima poi non riceva la seconda, vanificando anche la prima iniezione. Dunque, una situazione, quella della Pfizer, che ha tagliato le consegne, che ha messo in crisi un po' tutto il sistema. Speriamo che arrivi presto anche il vaccino di Moderna e ancora prima anche quello di AstraZeneca, prima possibile, per poter davvero iniziare a vaccinare senza preoccuparsi di dover centellinare le dosi e di fare attenzione a come si procede per mancanza di forniture. Andiamo a dare un'occhiata adesso al quadro del Covid nel nostro paese. Ogni giorno vediamo il bilancio dei nuovi contagi, ma anche dati positivi che riguardano i guariti, che continuano ad essere in numero molto maggiore rispetto ai nuovi contagi. Partiamo proprio da questo dato che è positivo: 20.519 i guariti ieri rispetto al giorno precedente, qualche
guarito in più, l'incremento dei contagi di 14.078 con un saldo negativo sui positivi attuali di 6.985 persone. Come potete vedere, la curva che vi mostriamo ogni giorno, quei due grafici che vedete giù, il grafico con due linee, quella gialla e quella dei positivi, che come vedete a un certo punto ha iniziato a scendere, quella dei guariti che deve salire il più possibile ovviamente e anche in maniera esponenziale come sta facendo, ci dice che si allarga sempre di più la forbice tra le persone che guariscono e quelle che invece si aggiungono al numero dei positivi giorno per giorno. È un dato molto importante. Purtroppo però si registrano 521 vittime, questo è un dato che è sempre brutto comunicare e commentare. Andiamo più nel dettaglio per la nostra regione, vediamo in Friuli Venezia Giulia come è andata negli ultimi giorni, in particolare l'altro ieri, visto che i numeri che vengono forniti ogni giorno sono quelli relativi ai test del giorno precedente. Qui siamo all'ultimo bilancio disponibile che parla di 657 contagi giornalieri, 15 in meno rispetto al giorno precedente, una persona in più in terapia intensiva, restiamo su una soglia ben oltre quella di allarme nelle terapie intensive, così come per gli altri reparti, pur in questo caso segnando un meno 13, 680 persone colpite da Covid ricoverate nei reparti ospedalieri. In isolamento abbiamo quasi 11.500 persone, tamponi effettuati tra molecolari e rapidi 9.985, quasi 1.000 in meno rispetto al giorno precedente. Il totale dei morti raggiunge la cifra spaventosa di 2.183 vittime. Il rapporto contagi-tamponi si attesta al 6,75%. E allora, a tutta questa problematica di prevenzione del Covid-19, al tentativo di non far espandere la pandemia, è legata anche alla situazione delle scuole che restano chiuse. Come sapete, sono stati presentati due ricorsi da parte dei genitori al TAR. Uno aveva provocato la sospensione della prima ordinanza emessa da Massimiliano Fedriga di prolungare almeno fino al 31 gennaio la didattica a distanza per le scuole superiori di secondo grado al 100%. L'altro ricorso, in seguito alla seconda ordinanza di Fedriga, essendo stata sospesa la prima, è stato ieri discusso dal TAR, che non ha dato la sospensiva. Sostanzialmente non possiamo dire che abbia dato ragione all'una o all'altra parte, adducendo, a quanto abbiamo capito, che non ci sarebbero comunque stati i tempi, pur con una sospensiva, per tornare in classe il 25 di gennaio, cioè da lunedì. Noi vogliamo parlare di questo con chi la scuola la fa quotidianamente, chi ha a che fare con queste problematiche. Ci colleghiamo con l'Istituto Malignani e per la precisione con l'ufficio direzione dove è con noi collegato Federico Valeri. Buongiorno Valeri. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, una domanda che volevo porre è questa, perché alcuni istituti, non so se l'avete fatto anche voi, hanno informato nella giornata di ieri il personale, ma anche gli studenti attraverso le famiglie, della possibilità di, in caso di sospensiva del ricorso al TAR, dell'ordinanza di Federica, la possibilità di tornare in classe il 25 di gennaio. Quindi alcuni istituti, insomma, sarebbero stati pronti a tornare in classe. Al Malignani com'è la situazione? Ci può confermare questo oppure no? Perché il TAR ha detto sostanzialmente non c'è il tempo, aspettiamo il 31 e quindi a febbraio torniamo in classe. È davvero così o si poteva anticipare? Allora, guardi, io parlo per la nostra realtà, ma immagino che anche per altri istituti si possa pensare che a livello organizzativo gran parte del lavoro per il rientro al 50% era già in qualche modo pronto, nel senso che noi ci eravamo già attrezzati anche nel periodo natalizio ad un possibile rientro al 75%, poi ricalibrato al 50%. Chiaramente quello che noi auspichiamo nel poter garantire il servizio con una certa, diciamo, trasparenza e anche tempestività è proprio quello di avere queste informazioni con alcuni giorni di preavviso al fine di poter organizzare, diciamo, il lavoro interno, ma anche nel comunicarlo alle famiglie. Noi ci Ecco, ma adattiamo a quindi quelle che se sono le ieri, Valeri, se disposizioni. ieri fosse arrivata la pronuncia del TAR di sospensione dell'ordinanza di Fedriga, il Malignani sarebbe stato in grado di iniziare le lezioni il Malignani sarebbe 25? stato pronto. Malignani sarebbe stato pronto, sì.
Noi stiamo lavorando, come dicevo prima, da diversi tempi su questo fronte, per cui abbiamo in cassetto, diciamo, le diverse proposte che potremo attuare pensando ad un possibile rientro in presenza al 50% o anche ad una percentuale eventualmente più alta. Chiaramente questo significa comunque lavorare a tempo pieno su quelli che sono gli orari e su quelli che sono poi gli aspetti organizzativi che riguardano anche la comunicazione nei confronti delle famiglie. Quindi insomma l'Istituto Malignani, abbiamo riscontrato ieri anche l'Istituto Zanon, di cui abbiamo mostrato la lettera inviata alle famiglie, non so se la regia riesce a reperirla, eccola qui, la possiamo vedere, questa diciamo che è rappresentativa di quello che abbiamo detto, cioè che l'Istituto Zanon informava gli studenti attraverso i genitori, il personale ATA e i docenti di prepararsi ad un eventuale ritorno in classe a partire dal 25 gennaio, non potendo essere esclusa la possibilità di una apertura in seguito alla pronuncia del TAR, che poi in sostanza se ne è lavato le mani, per così dire. Il TAR ha detto aspettiamo a questo punto direttamente il mese di febbraio. Ma secondo lei, Valeri, davvero poi il 1 febbraio si tornerà in classe? La problematica a questo punto non si capisce se è organizzativa e mi pare di no. Perché il piano dei trasporti era stato predisposto, almeno ci risulta, per garantire il trasporto al 50%, poi eventualmente al 75%, e gli istituti sarebbero pronti, quindi se non si parte perché c'è un problema di timore di contagi e quindi diffusione del Covid, a quel punto però è inutile neanche discutere, se bisogna proteggerci, dobbiamo Ah, sì. proteggerci. Questa non è certamente una decisione che spetta a noi. Noi lavoriamo appunto per garantire servizio e nel caso in cui dovesse essere presa una decisione, noi cerchiamo appunto di ottemperare a questa decisione nei tempi più brevi possibili. Quindi, se lei mi ha fatto la domanda, se col 1º di febbraio torneremo a scuola in presenza almeno magari con un 50%, questa è una domanda probabilmente che non è da rivolgere a me, ma all'organo politico, partendo dal governo centrale e scendere fino al governo regionale. Quello che possiamo dire però con certezza è che sicuramente nel caso in cui dovessero esserci le condizioni epidemiologiche, perché partiamo da quel dato lì, la scuola è pronta per riaccogliere i propri studenti in sicurezza. Sì, diciamo di sì, noi siamo pronti. Personalmente un rientro in questo momento lo vedrei anche positivamente con un 50%, perché comunque noi non siamo chiusi, ripeto, la scuola è aperta, abbiamo molte classi che lavorano con la didattica a distanza, ma nel nostro istituto, come penso anche in altri, le classi vengono in presenza per fare le attività di laboratorio, per cui diciamo che il nostro lavoro lo continuiamo a fare ogni giorno e anche i nostri docenti lavorano per questo e i nostri studenti sono sempre, diciamo, ogni mattina, ogni pomeriggio impegnati nelle attività didattiche. Grazie, grazie a Federico Valeri dell'ufficio direzione dell'Istituto Malignani, grazie per questo intervento che ci ha permesso Grazie a di voi, buona chiarire. giornata a tutti. Arrivederci. Grazie, grazie e buona giornata. Adesso occupiamoci di montagna, perché un altro dei problemi relativi alla pandemia è stata la chiusura degli impianti di risalita, l'impossibilità di aprire la stagione invernale. Questa sera dedicheremo un ampio spazio nel nostro speciale del TG, un ampio spazio della nostra programmazione, con una trasmissione interamente dedicata alle problematiche delle località di montagna del Trentino, del Veneto e della nostra regione, quindi il Nord-Est, che si trova alle prese con una stagione infernale più che invernale. David Zanirato è stato per noi nei vari luoghi, nelle varie località per raccogliere interviste, pareri, considerazioni. Vi dico anche che oggi abbiamo appreso che c'è una piccola apertura da parte del governo a immaginare una riapertura al 50% dell'attività degli impianti di risalita con il mese di febbraio, metà febbraio, quando è indicata la scadenza del secondo rinvio. Si ipotizzava la riapertura al 15 di gennaio, è stata spostata a metà febbraio. A quanto pare c'è una timida apertura che con un 50% si possa davvero ritornare a fare turismo invernale, ma questo lo vedremo soltanto nelle prossime settimane. Ma intanto sentiamo le anticipazioni della trasmissione di stasera di David Zanirato.
Alle mie spalle c'è il Monte Cristallo, siamo a Cortina d'Ampezzo, la regina delle Dolomiti. Siamo qui come ultima tappa nel nostro viaggio alla scoperta di una stagione invernale 2020-2021 che per il Nord-Est, come tutto l'arco alpino, ha visto metri e metri di neve, ma impianti fermi, piste chiuse. Cercheremo di capire, con il supporto di operatori del settore, albergatori esperti, quanto si è perso, quanto è costato questa pandemia per il settore turistico invernale. Ma guarderemo anche oltre a come gli stessi operatori stanno lavorando per l'estate, un'estate che è pronta a chiamare in montagna tutte quelle persone che quest'anno non sono potute arrivarci. E allora appuntamento venerdì, ore 21, su Udinese TV. Ma dopo le anticipazioni della trasmissione di questa sera andiamo direttamente su uno dei luoghi simbolo della stagione invernale della nostra regione, il Monte Zoncolan. Lo facciamo collegandoci con Francesca Santoro. Buongiorno Francesca. Sì, buongiorno Francesco, siamo sullo Zoncolan, con noi Loris Piazza che ha intrapreso un'attività, un ristorante con camere proprio la scorsa estate, quindi nel momento in cui le attività potevano lavorare e funzionare, adesso il momento ovviamente è fermo. Com'è la situazione quest'anno? Quest'anno la situazione è abbastanza complicata, nel senso che siamo partiti il mese di luglio, 17 luglio per l'esattezza, e abbiamo cominciato questa avventura per poi ora trovarci con molta neve, chiusi purtroppo per questo problema mondiale. Lei è originario di Sutrio, quindi ha voluto dare vita, nuova vita a un'attività del suo luogo natio, insomma, è stata Certo. una scelta coraggiosa. Sì, è stata coraggiosa, però io ci credo molto nella montagna, in questo posto, nello Zoncolan, e ho voglia di fare il massimo per tutti, per noi e per la gente che viene da noi. A parte questa, la scorsa estate di fatto voi non avete mai potuto lavorare. No, quest'estate sì, abbiamo lavorato. Poi siete stati Poi bloccati siamo stati dai vari bloccati dai vari DPCM. lockdown, dalle varie chiusure, sia serali che dei giorni, insomma, che abbiamo chiuso. Chi si vede in questo periodo qua sullo Zoncolan? Gli abitanti dello Zoncolan, e poi ci sono gli alpinisti che per fortuna vengono e poi si fermano a prendere un panino da asporto o qualche birra da asporto, e quindi diciamo che ci diamo più che altro un servizio ora per loro, insomma, ecco. Un'attività come la sua però non può stare in piedi con così No, poco. così poco non sta in piedi, nel senso che si tiene duro, si va avanti, non si molla, speriamo che finisca tutto e per poi riprendere, e sarà solo in discesa, speriamo. Come mai questa decisione di cambiare vita, insomma, da maestro di sci a gestore di un locale? Ok, io sono maestro di sci e ho una falegnameria a Sutro con mio papà, che tuttora l'abbiamo aperta, assieme alla mia compagna, anche lei cuoca, abbiamo deciso di aprire qua un po' per una sfida per noi e un'avventura, ecco. Non vedete l'ora di cominciare a lavorare sul Sì, serio. veramente. Speriamo che possa succedere presto. Allora, grazie a Loris Grazie a voi. Piazza, a te Francesco. Grazie Francesca, torneremo anche alle 12 con contributi dallo Zoncolan e vi ricordo questa sera alle 21 lo speciale interamente dedicato alla montagna. Andiamo adesso ad aprire la pagina di cronaca, una giovane coppia goriziana, 22enne lui e 23enne lei, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nelle prime ore del 19 gennaio. I due sono stati notati da una volante della Questura di Gorizia impegnata in servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dell'immigrazione clandestina. Mentre a bordo di una Volkswagen Golf rientravano, procedendo molto lentamente a fari spenti, dalla Repubblica di Slovenia attraverso l'ex valico pedonale di Rafut. L'autovettura è stata fermata per identificare gli occupanti nei pressi della vicina via Formica. L'identità del giovane alla guida, già nota alle forze dell'ordine per i suoi trascorsi, ha indotto gli agenti ad approfondire il controllo negli uffici della caserma Massarelli. Personale della sezione antidroga della squadra mobile Isontina ha in seguito scoperto all'interno del veicolo un vano completamente nascosto alla vista, ricavato nello spazio sottostante il bracciolo centrale e accessibile esclusivamente azionando un ingegnoso sistema idraulico di sollevamento a comando elettromagnetico.
In pratica, dopo aver inserito la chiave d'accensione, azionato il pulsante di sbrinamento del lunotto posteriore e spostato un magnete nell'alloggiamento portabicchieri, l'intero bracciolo ha cominciato a sollevarsi, svelando un vano nel quale erano alloggiate quattro buste di nylon termosaldato contenenti 2,5 kg di marijuana ed una busta di nylon con 60 grammi di cocaina. Alcune pastiglie di deodorante erano state opportunamente sistemate per coprire gli eventuali odori, comunque ben contenuti all'interno delle buste sigillate. Sono tuttora in corso specifiche indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Gorizia per risalire ai contatti dei due arrestati e ricostruire i probabili viaggi da loro effettuati in precedenza per trasportare in Italia sostanze stupefacenti. Ancora droga, in questo caso però ci spostiamo a Codroipo, dove il 21 gennaio, quindi ieri pomeriggio, i carabinieri di Codroipo hanno denunciato in stato di libertà per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio una 58enne incensurata ed il figlio di 23 anni, studente, entrambi residenti a Codroipo. I due, a seguito di perquisizioni personali e domiciliari, sono stati trovati in possesso di quattro piante di marijuana in fioritura avanzata in una serra appositamente costruita, della quale vediamo le immagini. E chiudiamo con una notizia da Trieste, dove ieri la Polizia di Stato ha denunciato per lesioni personali aggravate in concorso quattro giovani italiani, di cui un minorenne. Senza apparente motivo hanno aggredito e colpito con pugni un uomo di 58 anni presso una fermata degli autobus di via Flavia. Spintonato, questi è caduto a terra privo di sensi. Un passante ha notato il fatto e tramite il 112 ha informato la sala operativa della questura. Sul posto si è recato prontamente personale della squadra mobile, che ha identificato i quattro giovani. I sanitari del 118 hanno poi accompagnato l'aggredito al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara per i gravi colpi subiti. Accompagnati in ufficio, ricostruito l'episodio, dopo le formalità di rito i quattro sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. E adesso apriamo la pagina sportiva, intanto con il quadro della giornata di campionato che sta per aprirsi, perché oggi c'è un anticipo, quello tra Benevento e Torino, e poi tutte le altre partite fra domani e dopodomani. Roma-Spezia, Milan-Atalanta e Udinese-Inter sono le gare di domani, con l'Udinese che scenderà in campo alle 18, poi alle 20:45 del giorno 23, quindi sempre domani, Fiorentina-Crotone. Domenica 24, Juventus-Bologna lunch match, alle 15 due partite, Genoa-Cagliari e Verona-Napoli, alle 18 Lazio-Sassuolo, per chiudere alle 20:45 con Parma-Sampdoria, e lo spezzatino della 19ª giornata è servito. Ma andiamo a sentire uno dei piatti forti dello spezzatino, a che punto siamo con la preparazione dell'Udinese, che sarà protagonista appunto di questo spezzatino affrontando l'Inter domani alle 18. Alessandro, lo spezzatino sarebbe meglio gustarlo a tavola, no? Il campionato di calcio ci dà questa distribuzione così caotica da rendere difficile anche di seguirlo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te Francesco, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, anche io sono un grande amante del calcio vecchia scuola, mi piace quando capitano quelle rarissime occasioni in cui tutte le partite sono in contemporanea. Purtroppo non sarà così, in particolare in questo turno sarà ancora più spezzatino del solito, come dici tu, visto che le partite al sabato saranno 4 e non 3, perché oltre Udinese-Inter alle 18 c'è anche, come hai ricordato tu, Milan-Atalanta, ovviamente in vista poi del derby di Coppa Italia, motivo per cui anche l'Udinese è stata costretta ad anticipare al sabato, nonostante il recupero di mercoledì contro l'Atalanta, cosa che infatti ha sottolineato anche mister Gotti, ricordando che insomma ha solo due giorni l'Udinese per prepararsi, e quindi se ieri è stato svolto lo scarico dopo la gara contro la Dea di Gasperini, oggi ci sarà la rifinitura proprio in vista del match contro gli altri nerazzurri, quelli di Conte. Una partita, ovviamente lo dice l'avversario, basta leggere il nome, l'Inter, è una partita contro probabilmente la squadra più forte, anche se in questo momento è il Milan davanti a tutti. E quindi una partita che va assolutamente giocata con la stessa concentrazione vista contro l'Atalanta. L'Udinese, lo ripetiamo ogni volta, ha tutte le qualità per poter mettere in difficoltà chiunque. Ce l'ha fatta con l'Atalanta e ha tutte le possibilità per ripetere la buona prova. Per quanto riguarda la formazione, se ne saprà di più, come detto, dopo la rifinitura del pomeriggio. Possiamo dirvi che Wallace è uscito malconcio dopo essere entrato con l'Atalanta, era uscito subito per una botta alla schiena, insomma ha svolto
le sedute, insomma, di massaggi che hanno in teoria garantito che non ci dovrebbe essere nulla di grave per il brasiliano, però piedi di piombo assolutamente, si va molto cauti, si valuterà solo oggi. Di conseguenza è probabile che a partire dall'inizio siano ancora Arslan e Mandragora, senza neanche stare a citare De Paul, che è ovviamente inamovibile, con davanti Pereira e Kevin Lasagna. E qui mi collego all'argomento ovviamente molto dibattuto in sede di mercato negli ultimi giorni. Si parla, no, di questa offerta ormai concreta del Verona per Kevin Lasagna, che potrebbe davvero lasciare l'Udinese dopo 3 anni e mezzo, potrebbe essere quindi l'ultima partita in bianconero contro l'Inter per quanto riguarda l'attaccante classe 92 ex Carpi. Ovviamente ancora gli sviluppi devono essere ufficializzati, non è ancora scritto nulla, detto nulla, però insomma si va verso questa soluzione e di conseguenza speriamo, qualora dovesse essere davvero l'ultima partita di Lasagna, che lasci Udine con un grandissimo ricordo e perché no con un gol magari fondamentale in vista di 3 punti che sarebbero davvero d'oro per chiudere il girone d'andata in bellezza. Udinese comunque fiduciosa, al punto con l'Atalanta, ha fatto bene al gruppo, al morale. Udinese che resta in ritiro e di conseguenza si preparerà ancora più concentrata che mai alla gara contro l'Inter. Per ora è tutto, a te Francesco, e noi ci rivediamo per il collegamento delle 12. Grazie, grazie ad Alessandro Sursa dalla Dacia Arena. Alle 12 nuovi aggiornamenti, cercheremo di capire anche se Bram Nuitink potrà essere della partita o meno. Lo abbiamo visto nelle immagini allenarsi con il gruppo, era sicuramente non pronto per giocare la gara contro l'Atalanta, anche se Gotti l'ha portato in panchina. Vedremo se domani sarà addirittura titolare contro l'Inter. Prima di chiudere i programmi di oggi, vediamo l'elenco del nostro palinsesto con gli appuntamenti più importanti, che sono tutti i telegiornali in diretta. Abbiamo anche il pomeriggio calcio, cioè alle 15, per avvicinarci nella maniera migliore possibile al match di domani, anche con le dichiarazioni di mister Gotti, che parlerà al nostro microfono in esclusiva, probabilmente però in orario utile per essere in onda alle 16. Poi lo speciale calciomercato di Sport Italia, in serata gli speciali del TG dedicati alla montagna, al turismo invernale. Il titolo che abbiamo scelto per questo programma è titolo infernale, la stagione infernale. Perché? Perché non si può parlare di stagione invernale perché non è ancora decollata, ma gli operatori del settore stanno vivendo davvero una stagione infernale, perché non sanno cosa fare e c'è una grave crisi che attanaglia tutto il comparto, tutto il settore. Si spera di poterne uscire entro 2-3 settimane e di ripartire con l'apertura, seppur soltanto al 50% degli impianti di risalita, e cominciare comunque a muovere l'economia e il turismo delle zone di montagna, dal Trentino Alto Adige al Veneto e al Friuli Venezia Giulia. Tutto questo alle 21 stasera sul nostro canale, con l'inviato David Zanirato, che ha visitato molti luoghi delle nostre montagne. Grazie per essere stati con noi. Da parte mia è tutto, vi lascio al meteo, le previsioni di Trebi Meteo, appuntamento alle 12 con il prossimo TG in diretta. Amici di Udinese TV, un saluto e ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Giornata di venerdì di maltempo sul Friuli Venezia Giulia per il passaggio di una perturbazione con fenomeni diffusi e neve principalmente sui rilievi, anche fino a quote collinari. In dettaglio diamo uno sguardo alla situazione attesa tra Udine e Pordenone. Come vedete sono attese condizioni di maltempo con precipitazioni e rovesci diffusi che tenderanno ad intensificarsi soprattutto nella seconda parte del giorno, in particolar modo sui rilievi. In mattinata da segnalare ancora della neve proprio sui rilievi, come vi dicevo, fino a quote collinari. Tuttavia venti più miti di scirocco determineranno un generale rialzo termico con massime fino ai 10-11 gradi. Diamo uno sguardo anche alla situazione prevista tra Gorizia e Trieste. Anche qui avremo piogge e rovesci diffusi, tempo quindi perturbato con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi. Anche qui avremo un generale rialzo termico con temperature massime fino ai 14 gradi su Trieste. La ventilazione sarà sostenuta sulle coste con mari localmente fino a mossi. Amici di Udinese TV, con questo per il momento è tutto, ma per saperne di più restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.